Silvia. Passo la parola alla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. Grazie. Mi vedete. Intanto buonasera a tutti, mi fa piacere vedere che siete veramente in tanti. Ringrazio ovviamente il comitato per l'invito. Mi fa piacere essere qua anche perché abbiamo l'occasione per chiarire anche qual è la posizione del Movimento 5 Stelle in generale rispetto alle fusioni, ma nello specifico anche relativamente a questa fusione. Mi sentite? Allora, il Movimento 5 Stelle sulle fusioni non ha una posizione, nel senso che noi non abbiamo dei preconcetti. Secondo noi le fusioni vanno viste una per una, nel senso che se portano dei vantaggi ai cittadini ci stanno bene, se no no, quindi vanno valutate fusione per fusione, se sono buone ci vanno bene, se non sono buone non ci vanno bene. Vi faccio un attimo velocemente il quadro dentro il quale si muove il percorso delle fusioni, così magari ci capiamo meglio. Dunque, sulla nostra scrivania arrivano sostanzialmente in regione le richieste dei due sindaci che vogliono andare a fusione. Il percorso, parlo in regione, si divide in due momenti. Il primo, che abbiamo già espletato praticamente, che è quello dell'indizione del referendum, cioè il voto che c'è stato era quello per dire sì o no al referendum, cioè a dare la parola a voi cittadini che dovrete decidere se andare a fusione oppure no. Voi sapete che come Movimento 5 Stelle la partecipazione popolare, il referendum sono tutti argomenti che sono nelle nostre corde e quindi per noi dire di no all'indizione del referendum, quindi a che le popolazioni locali si esprimano, è stato un gesto molto 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 forte. Massimiliano lo diceva prima, noi non abbiamo, in due casi abbiamo votato no rispetto a tutte le fusioni che sono arrivate in regione. I due no che abbiamo dato sono questo di Baricelli e Malalbergo e quello di Granarolo e Castenaso, che sono le ultime due fusioni del Bolognese che sono arrivate in regione, che sono due fusioni particolarmente critiche. Ma lo ripeto, noi come Movimento 5 Stelle non dire che i cittadini non si devono esprimere è un gesto molto forte e è anche motivato però. Allora, nella fusione nello specifico, forse qualcuno di voi avrà visto anche le dichiarazioni in aula che ci sono state, le mie parole sono state molto molto chiare, ho detto in maniera chiarissima che questa è stata una delle peggiori fusioni che io abbia mai visto in regione da quando... Era una fusione che doveva iniziare a 3, poi è diventata 3-1, si è sfilato Minervio, non senza polemiche, era stato presentato il primo studio di fattibilità, dopo 10 giorni di nuovo ne è stato abbozzato un altro senza neanche tanti momenti di confronto, insomma non c'è stato un vero approfondimento, ci si poteva fermare come si diceva prima, ragionare con calma e dare a tutti la possibilità di in qualche modo confrontarsi e approfondire questa questione, perché non è una decisione qualsiasi, ci diceva prima, è una decisione irreversibile, ma soprattutto i cittadini devono essere consapevoli di quello che si sta facendo. E invece questo comune e anche a Baricella, diciamo che l'amministrazione non è stata a mio avviso molto corretta e poi vi spiego perché. Allora, dicevamo che ci si poteva fermare, invece si è voluto andare avanti a tutti i costi. A tutti i costi, ma anche nel senso letterale del termine, cioè a tutti i costi e con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Io ho visto delle cose che, dico la verità, nelle altre fusioni non mi era mai capitato e sono rimasta un po' così. A partire per esempio dal sito Facebook, che io sono andata a vedere, sono stati spesi 3.400 euro di soldi pubblici, doveva avere la finalità di agevolare il confronto e doveva essere un campo neutro dove qualsiasi cittadino poteva andare a informarsi, chiedere. In realtà quella pagina Facebook, già intanto il titolo della pagina era abbastanza fuorviante, diciamo così.
perché è una pagina che si chiama Più Forti Insieme, adesso non è il comune futuro, Più Forti Insieme, già è una suggestione non da poco, cioè non si chiamava Paricella ma l'albergo per la fusione, Più Forti Insieme, con questo logo, con le due metà del cuoricino che si unisce, insomma era tutta un'operazione di marketing, lo si vede chiaramente con le varie, ci sono anche delle varie foto sempre con questo logo che viene continuamente ripetuto. In più sono andata a vedere le informazioni, dico vabbè, ma io sono un normale cittadino, voglio fare qualche domanda, vediamo dove mi mandano, vado a vedere e l'indirizzo mail ancora una volta è piuforti@gmail.com, ancora questa suggestione che si ripete. E il tema però qual è? E questo è un passaggio molto delicato per cui noi abbiamo votato no, e mi piacerebbe che voi lo capiste, anche se non è così immediato. L'amministrazione pubblica, è vero che vuole, le due amministrazioni vogliono andare a fusione e quindi è una scelta politica che hanno fatto, però nel momento in cui tu fai la domanda per fonderti, a un certo punto devi toglierti dal dibattito, essere arbitro e lasciare il comitato del sì e il comitato del no. Questa cosa non è stata fatta, le amministrazioni sembravano il comitato del sì. Erano, sono comitato del sì. Ma questo non lo dico solo io, ma abbiamo visto le carte che ci hanno passato anche in comitato. Allora è stato dato questo incarico a una società privata dove si fa presente che insomma ai cittadini bisogna parlare dei vantaggi e non gli svantaggi, non esistono, esistono solo vantaggi per questa fusione pagata con i soldi pubblici. In più a un certo punto si dice anche che bisogna in qualche modo cambiare tutto questo dibattito perché ci sono sempre quei rompiscatole del comitato del no e allora bisogna in qualche modo far presente alla cittadinanza che questa fusione porterà tantissimi vantaggi e diventerà la terra del Bengodi. Faccio anche presente che proprio stasera sono andata a rivedere la pagina Facebook, si dicono anche delle cose che non sono aggiornate, cioè si parla degli avanzi di amministrazione che sono bloccati, che in realtà voi sapete c'è stata tutta la polemica dei bandi delle periferie, ma una cosa che non si dice, parte la strumentalizzazione, ma va bene, non entriamo in questo campo, la cosa che non si dice è che gli avanzi di amministrazione sono stati sbloccati per 1 miliardo di euro, quindi anche questa è una notizia che non sta più in piedi. Ma poi c'è una cosa, cerco di essere breve per non fare troppo tempo, che è la cosa più allucinante che io abbia mai visto. Sempre grazie al comitato mi hanno passato delle comunicazioni istituzionali del comune. Allora, in queste comunicazioni istituzionali, provo di farvelo vedere, ma comunque il logo lo riconoscete, è quello del comune immaginario. Questa è una lettera del comune di Baricella destinata alla regione Emilia Romagna alla persona del dottor Niccoli per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Cioè questo, che è un logo di fantasia, in una comunicazione istituzionale è stato utilizzato come se fosse un logo di un'amministrazione che esiste. È una roba incredibile. Sono già andati oltre il referendum. Non so, mi piace Pippo, gli disegno Pippo e scrivo alla regione con il logo di Pippo, ma mi sembra normale. Ma non solo, sono andati anche oltre, guardi in fondo e dici vabbè, Niccoli deve rispondere a questa mail, ci sono i riferimenti http://www.comunefuturo.it in una comunicazione istituzionale incredibile. Poi vai a vedere, ma Niccoli dovrà rispondere, no, a questa mail del comune di Baricella. Vai a vedere l'email comunefuturo@terredipianura.it. Mi sono cascate le braccia. Cioè, qui siamo oltre al normale. Allora, il tema qual è? E tra l'altro appunto, cioè, siamo andati oltre al cercare di pilotare
l'opinione pubblica, cioè addirittura anche nelle comunicazioni istituzionali. Io non so se questo messaggio arriva perché avendo a che fare con la pubblica amministrazione non ci arriva subito, magari uno che non è così avvezzo forse non ci arriva subito, però vi assicuro che è una roba che non sta in cielo né in terra. Allora il tema qual è? Che la nostra valutazione qual è stata? È stata quella di dire: se dobbiamo andare a referendum con un comune che ha giocato, che è stato di parte e non ha dato gli strumenti ai cittadini per poter ragionare in maniera autonoma e farsi un'opinione in maniera autonoma, perché ripeto, per me i referendum sono sacri, soprattutto rispetto a una decisione così importante che riguarda il futuro di queste comunità, è giusto che voi siate messi nelle condizioni di poter votare consapevolmente, che non vuol dire che il vostro pensiero deve essere pilotato, che è una cosa ben diversa come è stata fatta con la pagina Facebook dove non si sa chi risponde, non si sa chi c'è dietro, con quel logo che viene ripetuto in continuazione. Significa darvi dati, numeri e informazioni asettiche, tra virgolette, perché voi decidiate se è bene andare a fusione oppure no. Questo dovrebbe fare un'amministrazione seria ed imparziale. Invece qui si vuole andare a tutti i costi a fusione. Io non so se quali siano le reali motivazioni, perché poi si dice che, sai, questa è una possibilità anche per chi ha finito i due mandati di riprovarci un terzo. Insomma, io non lo so, però sta di fatto che le amministrazioni hanno, tra virgolette, giocato sporco, non sono state neutrali e hanno cercato di pilotare l'informazione a favore del referendum, e secondo noi non ci sono le condizioni di andare al referendum perché appunto non c'è stato un ruolo imparziale delle amministrazioni, e per questo motivo noi abbiamo votato no. Faccio l'ultima, solo una digressione, poi lascio la parola ai colleghi. Rispetto all'esito del referendum, la seconda fase che arriverà, che vi dicevo prima, è quella dopo il voto, cioè una volta che voi avete votato, l'esito del referendum arriva in regione. Allora vi faccio vedere velocissimamente, se lo trovo, se lo da qualche parte, perché la legge regionale è un caos. Questa è una tabellina di tutte le possibilità, sembra veramente la settimana enigmistica, di tutte le possibilità dell'esito del referendum. Quindi voi quando andate a votare non avete un risultato certo. Prima si diceva: ma è stata approvata una risoluzione? È vero, è stata approvata una risoluzione in cui si dice che ove dovesse capitare che il comune dice sì e l'altro dice no, e magari anche i voti complessivi sono per il no, la fusione si ferma. Attenzione però, è un impegno di tipo politico. Cioè, sulla fiducia uno dice: vabbè, hanno approvato questa roba qua e non lo faranno. È possibile che sia così, però noi, per esserne sicuri, avevamo chiesto che quella cosa che era scritta nella risoluzione, quell'impegno che si era preso dentro la risoluzione, venisse inserito in legge. Perché una volta che uscirà l'esito del referendum, dovesse capitare che un comune dice sì e l'altro dice no, i funzionari della regione devono comunque dire ai comuni: passiamo per il consiglio comunale, perché lo prevede la legge, va bene? Dopodiché l'assemblea si è preso un impegno di tipo politico. La cosa migliore per evitare qualsiasi tipo di equivoco, perché adesso probabilmente non ci sono le condizioni per andare contro il voto popolare, ma più avanti, tra 5-10 anni, nessuno lo sa, magari ci sono le condizioni per dire: ma vabbè, ma io dei cittadini me ne frego, perché, non lo so, per qualsiasi motivo ritengo io sindaco che bisogna andare avanti a tutti i costi, e magari non c'è più quella sensibilità nei cittadini e si può decidere di andare avanti perché la legge non te lo impedisce. C'è stato un impegno specifico. Però quello che chiedevamo noi è che questa cosa banalissima si mettesse in legge. Concludo: la Lombardia questa cosa la dice in due righe. Noi abbiamo una legge di 10 pagine dove non si capisce assolutamente niente.